2013, anno di vertenze occupazionali dai dipendenti dell'OM agli ex CCR, un bilancio di fine anno, lacrime e sangue, quello della CGIL Bari, il servizio. Dipendenti della OM Carrelli Elevatori, della Bridgestone, della Natuzzi, della Osram, di Terricone, della Prysmian e ancora addetti alla vigilanza e precari nel Teatro Petruzzelli, lavoratori della Care Service, della CBH ed ex CCR, solo per citare i casi più eclatanti. È stato il loro anno, e non certo in positivo, l'anno delle vertenze occupazionali. Nel 2012 il numero di occupati in Puglia toccava 1.237.000 unità. Nel terzo trimestre del 2013 si contavano già 100.000 lavoratori in meno. I dati ufficiali di fine anno non sono ancora stati resi noti, ma nessuno è fiducioso. Un bilancio difficile, quello che la CGIL Bari ha illustrato questa mattina. Il 2013 è stato un anno drammatico sul piano dell'occupazione sul nostro territorio. Abbiamo messo giù oggi in cartella un certo numero di vertenze che sono quelle più importanti dal nostro punto di vista, quelle che stiamo tentando di seguire, che vanno dalla Bridgestone all'OM, alla Natuzzi, ma anche tante altre vertenze. È stato un anno drammatico perché non si riesce a dare risposta ai giovani. Il dato che ci preoccupa molto, che non ci fa stare tranquilli, è quello rispetto al fatto che abbiamo su questo territorio 10.000 giovani tra i 18 e i 25 anni, scolarizzati, professionalizzati, pronti per entrare nel mercato del lavoro e che non trovano nessuna risposta. Ma io penso che noi per questi giovani dobbiamo lavorare. E le prospettive per il 2014 non sono certo migliori, come conferma il segretario provinciale CNA Bari, Leo Palmisano. Io temo che il 2014 non sarà migliore del 2013. Dovrebbe esserci, come dire, un impegno costante e comune, la costruzione di una relazione sinergica tra le parti sociali, le parti territoriali e le parti politiche affinché la Puglia possa fare un salto verso l'alto. D'altra parte noi siamo la regione del meridione con le performance anche occupazionali migliori. Siamo la regione che tiene nonostante l'impatto della crisi. Dobbiamo fare un salto verso l'internazionalizzazione, ma tutti devono fare la loro parte.